Allora, per questo effetto abbiamo bisogno di un 10K donna e jack di picche, così in questo stesso ordine, sotto il mazzo. Mentre sulla cima mettiamo i quattro assi nell'ordine nel quale li vediamo. Quadri, picche, cuori, fiori. Li prendiamo e poi li giriamo dorso in alto sulla cima del mazzo. Benissimo. Possiamo eseguire un falso miscuglio, un falso taglio, qualsiasi cosa che più ci riesce meglio, mantenendo inalterata ovviamente la posizione dei due setup. Ora eseguiamo una produzione dei quattro assi, che qui non vi spiego perché siete liberi di fare la produzione che meglio vi riesce. Una volta prodotti i quattro assi, recuperiamo il mazzo e lo giriamo faccia in alto. Spostiamo quindi le prime quattro carte, ossia il 10K donna jack di picche, come se fossero una, e le portiamo sotto il mazzo e sempre in un movimento unico e fluido scorriamo il resto del mazzo, facendoci dare lo stop dallo spettatore, che mettiamo caso sia su questa donna di cuori. La donna di cuori messa in out jog va inserita esattamente fra le quattro carte della scala reale e il resto del mazzo. Quindi ricomponiamo il mazzo e lo giriamo dorso in alto posando la prima carta, che in realtà è il 10 di picche, ma per il pubblico è la donna di cuori, che in realtà si trova dopo il K, la donna e il jack di picche, in quarta posizione dalla cima del mazzo. Ora recuperiamo gli assi, così come vediamo nella sequenza, li giriamo dorso in alto, anzi, prima di girarli dorso in alto prendiamo con una pin count un break a quattro carte, quindi sopra poggiamo gli assi e recuperiamo tutte e otto le carte. Mantenendo un break alle ultime due. Quindi sfiliamo il primo asso come per mostrarlo e manteniamo un break all'asso di fiori. Mostriamo un asso di picche mantenendo sempre un break. A questo punto scarichiamo l'ultima carta del mazzo sopra i due assi faccia in alto e contemporaneamente peliamo l'asso di picche, lo mettiamo sotto e indichiamo in ultimo l'asso di cuori. Per il pubblico abbiamo mostrato singolarmente i quattro assi, ma in realtà noi ne abbiamo lasciati due sulla cima del mazzo sotto una donna che è dorso in alto, mentre nelle mani abbiamo il resto della scala reale jack con K di picche assendoci fra i due assi. Ora inizia il vero e proprio twist, per cui facciamo una prima Hammersley count e mostriamo come due assi si siano girati di dorso, o meglio un asso. Quindi peliamo le prime due carte faccia in alto e poi le altre due dorso in alto, avendo cura di tenere l'ultima, quella che poi metteremo sotto agli assi, che sono due come una. Quindi gli assi li metteremo fra la carta singola e la carta doppia in fondo. Eseguiamo un'altra Hammersley count e mostriamo tre assi girati di dorso. E infine un'ultima Hammersley count e ne mostriamo quattro. Terminata questa, facciamo un break alle ultime due carte, che poggeremo per terra come se fosse una sola, ossia l'asso di picche. Quindi prendiamo in beetle position le quattro carte, per noi cinque, lasciamo la prima
faccia in alto, dicendo che magicamente l'asse di picche si girava faccia in alto. Poi comunque trovate voi un vostro modo di esporre l'effetto. E poi singolarmente giriamo una alla volta la scala reale, quando il pubblico invece pensava noi avessimo avuto i quattro assi. Prendiamo la carta messa in angolo prima, che il pubblico credeva o crede fosse la carta scelta, in realtà mostriamo è la quinta carta per finalizzare la scala reale di picche. Nel raccogliere la scala reale, intanto recuperiamo il mazzo e facciamo una pin count a tre carte. Quindi recuperiamo la scala reale, l'appoggiamo sopra le tre carte al break e giriamo tutto dorso in alto, come più vi riesce. Potete farlo con una mano, con due mani, molto semplicemente prendete le carte e le ribaltate sopra il mazzo. Facciamo un gesto magico e a questo punto, scorrendo le carte, mostriamo che la donna di cuori, ossia la carta scelta, in realtà è faccia in alto nel mazzo, o meglio fra le prime carte che sono sulla cima del mazzo, che la gente credeva essere la scala reale, che noi mostriamo che ancora una volta si è sbagliata, perché la carta scelta è fra i quattro assi.